Perché lo sto filmando? Ti sei spaventata l'immortale? La mia telecamera non stava filmando più. E io c'avevo qua il secchio della monnezzara. Torniamo ad essere. Allora, vi farò vedere ciò che ho deciso di buttare, perché ho fatto pulizia qui e là e butterò i trucchi scaduti, i trucchi che non ho usato, i trucchi che hanno fatto schifo. E sapete che è successo? Poco fa io ho fatto questo video anche nella lingua rumena. Ecco qua che comincia a essere seria. Basta essere seri! Ho il ciclo, sì, è vero. Hai ragione, come sei perspicace. Allora, dicevo, guardate che mi sono fatta, non so se si vede, sono rossa. Avevo fatto vedere che buttavo una cosa del sangue vero, quelli. Cioè, sangue vero, sangue. Voi sapete che io sono rumena, no? Sangue, sangue. E dove eravamo? Ho fatto vedere come si vedeva il sangue, dopo 2 secondi mi è venuta l'allergia. Immaginate se mettevo qualcosa sul mio bel visino, tutto bello bianco, cosa succedeva? Le palle, no! No! Però devi dire che è sangue finto. Era sangue finto, quello da usare per anni. Dai che vi faccio vedere cosa ho buttato. Non so, qua c'ho anche qualche cosa di vuoto. Sono le... come si chiamano? Le scatole vuote delle ciglia finte della Morphe. Mortacci loro che mi hanno costato un sacco di soldi perché ho dovuto pagare la dogana. Qua c'è un profumo finito, sono quelle merdacce dell'acqua e sapone. Sicuramente qualcuno me l'ha regalato al compleanno. Ups! Oh, che gaffa! Metti che è di mio suocera, mi guarda il video e dici: ma come li mortacci tu? T'ho regalato io e tu dici che t'ho regalato a me. Mi sono rovinata! Mi sono rovinata con le mie mani! Andiamo avanti. Qui c'ho un paio di occhiali. Dove sta? Cioè io dico nel video titolo butto il make up, butto tutto il make up, non so cosa scriverò, e vi faccio vedere gli occhiali, però erano... Allora, gli occhiali, perché guardate che è successo, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Tatam, qua ha fatto un buco così, ma io vedevo pure senza quel buco, ma non so perché si è fatto un buco e quindi vanno buttati. Questo è un deodorante della Nivea, fa schifo, puzzi come una capra, perché dopo un po' non è più buono. C'è Matteo che si mette le mani in testa e dice: mamma è impazzita! Mamma, perché sei impazzita? Guardate che ho qua, queste due cose le ho comprate da AliExpress. A volte la roba cinese fa cagare, a volte però è buona, dai, siamo onesti. Questo è lo sbiancante per i denti. Allora, l'ho messo, funziona, ho fatto tutti i dentini lindi. Però sentivo una sensazione strana sulle gengive. Sicuramente c'è qualche cacchio di corrosivo dentro. E allora dico, io non mi fido, butto tutto. Prima che mi cominciano a mangiare le gengive, mi cascano i denti, me li trovo in bocca, così li ho buttati tutti e due. Poi, ho finito pure questi due profumi e questo de... ecco, sono diventata seria. Giorgio Armani, sì, e Poison di Dior, preferisco Giorgio Armani, mi piace di più. Poi, Matteo, perché ridi? Sto buttando questo fondotinta della Pupa perché è strano, raga, a parte che ce l'ho da quasi 2 anni e scrive sopra che dopo un anno è scaduto. Però l'ho usato una volta quest'estate ed è molto oleoso, sembra che c'è il grasso in faccia. E questo era così anche all'inizio, non adesso perché è scaduto. Però lo usavo solo d'inverno perché dava quella sensazione di
di pesantezza, di caldo, quindi vi immaginate, già quest'estate ha fatto un caldo alla Madonna. Qua c'ho una, ho una matita di quelle per eliminare l'eccesso di smalto della Melchior. Oh, non so se c'è anche in Italia, ma è figa Melchior, alcune cose, non tutte, in Romania ci stanno. Qua ho un mascara della Essence che mi sono dimenticata di usare ed è rimasto là poverino in un cassetto per anni e quindi è l'ora di buttarlo. Qui c'ho un lucida labbra che ha 2 anni, che è uguale, mi sono dimenticata di usare, e della Clean Color, l'ho comprato su quel sito, non mi ricordo come si chiama, dove compri tutti i trucchi della Essence a 1 euro, sempre una roba cinese così. Poi qua c'è come si chiama, la cipria, quella come si chiama, la cipria, come si chiama, la pudre, il pudre in italiano come cacchio si dice, oddio, vabbè, non mi ricordo, quella traslucida, bianca, trasparente, vabbè, quella lì, yeah. E la stiamo buttando perché sia io, e quella H dice scritto, però è una cacata perché ogni volta che io me la metto sotto gli occhi, a parte a me mi si vede di più le rughe, quindi l'ho usata pochissimo, ma Rossella che ha 17 anni le rughe non ce l'ha, solo che dice ma quando mi metto sta cosa, come si chiama, quando mi faccio il selfie mi vedo tutta lucida qua, quindi se vede proprio la polverina lì, la polverina lì, oh! Qua c'ho, oddio, è che ho fatto il video in lingua rumena, mi vengono tutte parole rumene, come si chiama questo? Un ombretto, mortacci, un ombretto della Derby, è verdino così. Mi piace tanto, la Derby non è male, è un po' polverosa, però non è male, anche perché costa pure poco e le cose che costano poco ci piacciono tutti, solo che c'ha 3.000 anni e cioè, non mi fido più di tenerlo. Questa matita mai usata è quella della NYX, pensavo che fosse il Jumbo, quello della NYX, che fosse simile almeno. Invece questo è pure, c'ha pure un po' di brillantini e la NYX fa proprio schifo. Qui c'ho una matita che non si capisce più di che marca è. Qua un eyeliner nuovo che non ho mai usato, quindi manco me lo ricordo dove l'ho comprato. Qui uguale, la stessa cosa. E quella cosa per le suppe, come si chiama? Per le ciglia, gel mascara. Sarà stata usata una volta, poi dimenticato là, non l'abbiamo usata, si vede che è una, tipo una base, a volte lo usavo per le sopracciglia, mi piaceva qualche volta perché me le faceva carine, però non ha nessuna utilità. Questo l'ho finito, non lo sto buttando vuoto, è finito, è rimasto solo un goccetto da una parte qui, e il mio fondettino. Quando divento seria divento noiosa io, sapetelo, se non lo sai sallo. E il fondotinta della Maybelline Satin Fluid, il numero 30, e sarà la quarta bottiglia che compro e comprerò sempre. Perché? Perché mi piace questo fondotinta? Perché costa poco e perché non mi brucia la faccia, non mi bruciano gli occhi, Questo tipo, lei invece di questo tipo di tinta, questo tipo è più o meno, vabbè, e perché mi piace come rimane sul viso, è fresco, mi piace, è confortabile. Poi buttiamo questa matita che mi è piaciuta tantissimo della Debbie, vedete è metallica, yeah! È un verde metallizzato, verde, che colore è questo? Merdite, scrive qua, no, Mermite, non Merdite, sono rimasta senza denti in bocca,
è un candente perché non si lavi. Ah no, era caro anche a me. Sì che mi lavo i denti. Allora, questo va buttato perché ha una vita purtroppo. Qui c'è un eyeliner che purtroppo devo buttare perché mi sono dimenticata di lui. L'ho ricevuto come regalo da una mia amica. E però avendo troppe cazzate per casa mi sono proprio letteralmente dimenticato e sono passati 2 anni che mi ha regalato, raga.